Dopo quel buongiorno, il saluto del risorto, pace a voi. E aggiungo in questo tempo, ancora di più, pace a voi tutti che siete in Cristo, come dice Pietro a conclusione della sua lettera. Il nostro ritiro di Quaresima aveva al centro l'icona del Vangelo di Giovanni, stavano presso la croce di Gesù. E conserviamo questa icona nel vostro cammino in questo anno in cui Maria vi ripete continuamente qualsiasi cosa vi dica, fatela. E ho pensato di ovviamente leggere il brano di Giovanni al cui centro c'è questa icona. E precisamente, se avete con voi il Vangelo, Giovanni 19, 23, 30. Perché dobbiamo inquadrare, inserire per un avvicinamento al mistero pasquale. Leggo il testo. Giovanni 19, 23, 30. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Si compiva così la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Ecco la pericope su cui vogliamo rivolgere la nostra attenzione. Ma soprattutto ecco la parte forte, fortissimo, di questa Quaresima che non dimenticheremo. E dobbiamo ascoltare questo brano proprio perché possa illuminare e dare senso anche a quanto stiamo vivendo. La parola è filtrata dagli eventi. Tante volte gli eventi sono così duri, irriducibili, che è difficile capire come la parola filtra gli eventi e ci raggiunge nonostante gli eventi ostacolino la carica di speranza, la carica di senso esistenziale che la parola comporta. E ora siamo proprio così. Il filenso esistenziale che la parola comporta. E ora siamo proprio così. Il filtro degli eventi sembra non favorire la carica di speranza che viene dalla parola. Però noi, nell'ascolto di fede e nell'ascolto di fede che noi
nell'ascolto di fede e nell'ascolto di fede che vuol crescere, sappiamo che anche questi eventi sono attraversati dalla carica di speranza della parola. La sequela del discepolo, ecco, sembra quasi sempre che sia legata al movimento. Gesù ha detto: chi vuole venire dietro di me, prenda la sua croce, o secondo la versione lucana, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Quindi siamo abituati a vedere in maniera dinamica la nostra sequela. Ed è un dinamismo in cui la progressione sembra sempre progressione. Se ci fermiamo, pensiamo che la nostra sequela è in crisi. Ci spaventa più il fermarci che il prendere coscienza a volte che la nostra sequela è in un'altra direzione, non dietro Gesù. Invece questo brano e il tempo che stiamo vivendo ci aiutano a capire come nella sequela non c'è solo il dinamismo del camminare, ma c'è l'esigenza e l'utilità dello stare. Stare anche fermi, stare anche chiusi in casa, stare anche nascosti e rimanere in pochi. Chi stava presso la croce? Pochissimi, neanche il nucleo dei dodici. Anzi, stavano quelle persone che normalmente nel corso del racconto evangelico sono nascoste. Maria, nel Vangelo di Giovanni, compare proprio così in queste due occasioni speciali, Cana, la croce. Il discepolo amato, e il discepolo amato quasi per definizione è il nascosto, perché ancora non riusciamo a dire con certezza chi è. Sì, è Giovanni, figlio di Zebedeo, l'evangelista, bene, noi raccogliamo tanti dati per dire che lui, ma rimane sempre misterioso. Chi è il discepolo che Gesù amava? E poi queste donne, queste Marie, anche con lo stesso nome, sembra quasi volerle accomunare in questo nascondimento che però nello stare, acquista un valore. Ecco allora il primo filtro che questa parola attraversa. Il dinamismo di una sequela è fermo, ma c'è la forza e la tenacia dello stare. E dello stare ritrovandosi in pochi. E dello stare nell'emergere un nascondimento di sequela che lo stare svela più del camminare. È nello stare che i discepoli fedeli e nascosti emergono. Cari ragazzi, dobbiamo scoprire anche questo. Dobbiamo appartenere ai discepoli fedeli e nascosti, che emergono nella tenacia dello stare. A me piace sempre accostare questo stare presso la croce con il grande verbo giovanneo, menein, rimanere. Questo stare sembra quasi una staticità di dolore. Il rimanere, invece, indica una staticità di nutrimento. È il nutrimento del tralcio nella vita. È il nutrimento del tralcio della vita che porta frutto. Ma anche questo stare del dolore
ha una linfa unica, e lo vedremo tra poco. Anche questo stare presso la croce ha un frutto irripetibile, anzi, un frutto che si estende su tutto l'arco della storia della salvezza. È il frutto della maternità di Maria, della maternità della Chiesa. È il frutto dell'accoglienza del discepolo e della maternità del discepolo. Tutti elementi che vorrei sottolineaste per la vostra meditazione e anche per il vostro nutrimento. Anche lo stare qui questa mattina, per me che non sono abituata, è la prima volta che faccio una lezione del genere, una meditazione del genere, così guardando lo schermo e alle mie spalle ho voluto il quadro del crocifisso, lo stare, no? E qui nella mia sala da pranzo. Ecco, anche per me questo stare è uno stare in un tempo di dolore, ma è lo stare in un tempo di grazia che esprime interiormente il dinamismo e ci riporta in una maternità e ci riporta in un discepolato che come una madre sa accogliere. Avviciniamoci un po' di più al testo perché poi il tempo passa e credo che c'è bisogno poi anche del silenzio. Ho voluto anteporre, ecco, nella pericope quel testo sulla spoliazione di Gesù e sulle vesti divise in quattro parti e la tunica tirata a sorte. Le letture simboliche di questo testo sono ben note. Ecco, io dico solo questa così bella che ci riporta San Cipriano. Le quattro parti sono i quattro angoli della terra. E la tunica nella sua unità, senza cuciture, rimane così. È la Chiesa corpo di Cristo che deve continuamente, ecco, sperimentare la sua unità. Ma prima di giungere a questi significati così forti che ci aiutano a leggere oltre la parola nel suo senso letterale, ecco, vorrei aggiungere qualcosa di più sulla tunica. La tunica indica l'umanità di Gesù. La tradizione ha sempre messo in rapporto la tunica con la madre, con Maria, ma al di là di chi è stata a confezionare questa tunica, sicuramente la madre Maria è colei che ha rivestito di umanità il verbo, la parola che si è fatta carne. Quindi vedessimo un passaggio tra il verbo che prende l'umanità in Maria e l'umanità che si riveste di questa tunica che fa riferimento all'unità ma fa anche riferimento al sacerdozio di Cristo. Sì, perché questo è un altro senso ancora, ecco, simbolico della tunica. Il servizio sacerdotale che Cristo porta a compimento, ma lo porta a compimento non nei riti antichi, non nei riti dell'antica alleanza, ma lo porta a compimento nel suo corpo. Salmo 39, lettera agli ebrei, non hai voluto né sacrifici né offerte, un corpo mi hai dato. E quando sentiamo un corpo mi hai dato, sentiamo anche questo corpo rivestito della tunica. Per capire l'offerta sacerdotale di Cristo in vista dell'unità. La preghiera sacerdotale di Cristo è tutta per l'unità. E per la custodia dei suoi e per l'unità dei suoi in vista della fede del mondo, certo, perché la nostra unità non è un vanto, la nostra unità
È un Vangelo, è un annuncio perché il mondo creda. E il mondo crede al Vangelo dell'unità. Ebbene, cosa succede? Cosa succede? Ecco che questa tunica è svuotata del corpo di Cristo. Ecco, in questo primo passo, siamo ormai lì sul Calvario, ormai siamo arrivati allo svuotamento, alla kenosis totale di colui che da ricco che era si è fatto povero, da figlio di Dio ha assunto la condizione di servo. Ecco, siamo ormai alla fase finale dello svuotamento e i soldati che rispondono alla logica della morte, ecco, fanno questo gesto e arrivano a questo significato involontariamente, svuotare dell'umanità la tunica di Cristo. E allora che cosa preoccuperebbe di più in quel momento? Cristo nudo o la tunica senza il suo corpo? Vi lascio questa domanda alla vostra meditazione. Noi ci fermiamo al corpo nudo del crocifisso, certo, perché è lì che rimane la sua umanità, ma dobbiamo anche preoccuparci di questo tentativo continuo di svuotare l'umanità della sua presenza. Però questa tunica rimane lì, non viene divisa, è tirata a sorte, perché c'è un percorso che quella tunica dovrà fare quando rivestirà il corpo di Cristo che è la Chiesa. Quando rivestirà il corpo di Cristo che è il corpo di un popolo sacerdotale, tutto sacerdotale. Il tentativo di svuotare, ecco, di umanità quella tunica. Ma questo svuotamento, dall'altra parte, contribuirà e l'offerta di Cristo sia un'offerta unica, una volta per sempre, come dice appunto la lettera agli Ebrei. È un apax, un'unica volta, e un efabax, una volta per sempre. Quel corpo nudo che si offre e che si immola è questa offerta definitiva di Cristo sacerdote che vive il suo sacerdozio offrendo tutta la nostra umanità nella sua volontà obbediente al Padre. Questa è la premessa. Colleghiamo adesso la tunica, l'umanità, il corpo di Cristo con Maria. Colleghiamo la tunica e il corpo di Cristo con la Chiesa. Così possiamo capire come la simbologia giovannea, ecco, fa il suo cammino ellittico, il suo cammino che sale senza perdere niente. Questa è la forza della simbologia giovannea, che non sovrappone simboli, ma li trascina l'uno dopo l'altro e li integra l'uno dopo l'altro. Questa è una fatica tante volte. Ma questa è la ricchezza. Questa è la ricchezza della parola. Ora, in questo tempo che stiamo vivendo, noi stiamo presso la croce di Cristo? Sì, perché stiamo presso Cristo che sta soffrendo e morendo in tanti nostri fratelli. Allora vorrei che questo passaggio fosse, ecco, proprio forte in questo momento. Non stiamo presso la croce in maniera mistica, in maniera immaginaria, in maniera quasi astratta. Siamo presso la croce di Cristo che in questo momento soffre, muore nudo in tanti nostri fratelli. E tutto questo, ecco, deve rafforzare la nostra fede in Cristo presente nel sofferente. Possiamo fare poco noi per quelli che soffrono in questo momento, però possiamo
tanto. Se pensiamo che nella loro sofferenza, nei loro dolori, nella loro morte, ecco, c'è la presenza di Cristo crocifisso, spogliato, ma che si offre. Quel tentativo non ha tolto a Cristo la forza di volontà di offrirsi per noi. E nessun altro male potrà strappare l'uomo che soffre dall'amore di Dio. Nessun altro male, proprio per quella forza della croce, potrà mai strappare l'uomo che soffre dall'amore di Dio. Dall'amore che Dio continua ad avere per l'uomo. E dall'amore che l'uomo, ecco, nei suoi slanci riesce ad avere per Dio. Presso la croce. Ecco, queste presenze, abbiamo già detto presenze precise, un piccolo gruppo, un gruppo nascosto, un gruppo che emerge in questo momento e un gruppo che continua a essere nascosto. Ma anche qui nella simbologia ho voluto mettere insieme, sempre aiutato dai padri, aiutato anche dalle letture spirituali, mettere insieme due legni. Il legno della croce, su cui è Cristo, crocifisso, attorniato da questo gruppo così ristretto. E la mangiatoia di Betlemme, anche di un altro legno, supponiamo che la greppia fosse di legno. In ogni caso c'è un rapporto, perché anche lì c'è una umanità fragile del bambino, forse anche sofferente come ogni bambino, che viene al mondo ed è in qualche modo terrorizzato dalla nuova situazione. E chi gli sta accanto? Maria e Giuseppe. Ora, nei momenti vorrei che emergesse, ecco, il rapporto obbedienziale di Maria nei confronti del disegno di Dio e nei confronti del figlio. Ecco, Maria vive l'obbedienza dell'Annunciazione accanto alla mangiatoia di Betlemme. Maria vive l'obbedienza dell'Annunciazione accanto alla croce di Cristo. Se possiamo dire che nel Verbo, ecco, la parola si fa carne fino ad arrivare al punto estremo della consegna al Padre della morte, in Maria dobbiamo dire che c'è una continua disposizione a farsi abitare, attraversare, trasformare dalla parola. Qui vorrei che noi ci accostassimo a Maria come madre discepola, perché dopo il discepolo diventa madre. Maria parte dall'esperienza di maternità per vivere il suo discepolato. E vive il discepolato proprio, ecco, in questa dimensione di lasciarsi sempre attraversare, abitare, trasformare dalla parola. Credo che voi capite subito come questi tre verbi si sono compiuti sempre in Maria, attraversata, abitata e poi trasformata dalla parola. La Vergine a madre, la madre di un figlio che muore, a madre di un discepolo del figlio suo, proprio in maniera così molto, molto elementare, ma dietro questo c'è una grandezza della madre discepola. Donna, ecco tuo figlio. Quante parole su queste quattro paroline di Gesù sulla croce. Quante parole. Io non vorrei dirne tante, né qui entrare in approfondimenti letterari, teologici, di teologia biblica. Vorrei soltanto additare a voi questa parola. Donna. Ecco,
l'umanità di Maria che è continuamente chiamata, chiamata alla maternità. L'umanità di Maria, donna, chiamata continuamente a manifestare la maternità e a vivere la maternità in maniera sempre nuova. Noi, pensando alla nostra vocazione, abbiamo sempre giustamente detto che il Signore ci conosce per nome, Pasquale, Carmine e così tutti i nostri nomi. Ma guardate, c'è un momento in cui il Signore ci dice semplicemente uomo. E lì ci accorgiamo come anche il nome che portiamo rientra nella vocazione. Anche la storia che abbiamo vissuto rientra nella vocazione. Quindi quando ci dice uomo, noi dobbiamo ricapitolare tutto, dal nome che ci è stato dato fino al servizio che ci è chiesto. Per cui sei chiamato al sacerdozio. Michele? Sì, però ricordati, uomo si è chiamato a sacerdozio. Per cui devi ripartire sempre dalla radice creaturale in cui si innesta la chiamata. Per noi dire umanità significa dire radice creaturale. Siamo creature. È in quella radice creaturale che si innesta, ecco, poi anche il nostro nome che fa riferimento alla grazia del battesimo, che fa riferimento alla salvezza ricevuta e che fa riferimento a tutti gli altri doni di grazia che il Signore ci ha dato e ci darà ancora. Certo, anche nell'ordinazione saremo chiamati per nome, però ricordati che dirlo quel nome a cui tu rispondi, eccomi, devi rispondere, eccomi come uomo. Voglio prendere questa parola per capire come la madre discepola è sempre raschiata nel fondo della sua umanità. Non ci sono sedimentazioni, coperture progressive. Beh, oggi ti do questa consolazione, domani quell'altra, e noi andiamo e vorremmo andare sempre di consolazione in consolazione. Invece no. Il Signore, pur consolandoci, va sempre a raschiare nel fondo del barile della nostra umanità. E quando raschia nel fondo, ci fa male. A Giovanni non lo chiama per nome, magari l'avesse chiamato per nome, avremmo scoperto finalmente con sicurezza chi è. Dice soltanto, ecco, come la sua umanità amata deve accogliere un altro dono dell'amore, perché lui è qualificato come il discepolo che Gesù amava. Quindi come discepolo che Gesù amava deve accogliere adesso un altro dono di amore. Deve accogliere questa madre, ecco tua madre. E quindi il discepolo che Gesù amava deve accogliere la madre. E in questa accoglienza che il discepolo che Gesù amava e ogni discepolo fa esperienza di maternità. Sì, perché adesso noi dobbiamo chiudere questo dialogo come un dialogo mariano, perché c'è Maria, ecclesiale, perché sta nascendo la Chiesa, e di discepolo, perché c'è un discepolo che accoglie Maria, fa parte della Chiesa e dà il suo contributo personale alla maternità della Chiesa. Sì, perché la Chiesa è madre se i suoi discepoli vivono la maternità. Ma se i discepoli vogliono sempre rimanere figli, chi li coccola? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, quando ci dà i suoi carismi, sembra che vuole giocare con noi.
Poi col tempo capiamo come questi carismi, altro che giochi portati al bambino a casa, che questi carismi sono un appello continuo a partecipare alla vita della Chiesa, al suo corpo e vivere in questo corpo la maternità. Altro che carismi per trastullarci. I carismi non sono giocattoli per trastullarci. I carismi sono appelli, qualità, per che la Chiesa, corpo di Cristo, viva la sua maternità. Da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ecco, questo termine, no, così. Anche qui tanto discusso, Taidia, che cosa sono queste cose proprie, la casa, alla francese chez moi, chez toi, ma secondo me si accoglie il carisma della maternità, che rientra a far parte tra le cose proprie, ed è proprio del discepolo saper vivere la maternità e viverla. Ecco, in questa dimensione di membro vivo del corpo di Cristo. Certo, non è una dimensione materna perché faccio la madre spirituale o il padre spirituale, no. Do il mio contributo con i carismi che il Signore mi ha dato a far sì che la Chiesa viva la maternità. E allora accoglierlo tra le cose proprie significa avere tra le grandi qualità che Dio ci ha dato, qualità della maternità. Ecco questa icona centrale, che ancora una volta voglio riassumere in Maria, nella Chiesa, nel discepolo, in questa interscambiabilità non solo di immagini, ma anche di storia, perché comunque sì, Maria è immagine, però è anche una donna che a quel punto si è ritrovata a vivere con Giovanni e, come la tradizione ci dice, è arrivata ad Efeso per stare con Giovanni. Quindi non è un'icona solo spirituale, è un'icona in cui la storia diventa abitazione dell'azione dello Spirito, per cui Maria veramente assume questa nuova maternità verso Giovanni e verso la Chiesa, ma allo stesso tempo sa che lei non è altro che l'immagine, la prefigurazione della maternità della Chiesa. E quindi Maria è una garanzia di ciò che noi siamo, di ciò che siamo chiamati a essere come discepoli. Perché ho voluto poi, e chiudiamo, mettere anche la scena della morte. Gesù assetato compie l'opera in obbedienza. Compie l'opera in obbedienza e qui è lui che svuota se stesso con la consegna dello Spirito. Questa consegna dello Spirito che noi diciamo al Padre. Sì, però forse dobbiamo con Giovanni dire qualcosa di più. Nell'atto di consegnarlo al Padre, e qui non è espresso in maniera esplicita, ecco, egli lo effonde già su di noi. Perché nella letteratura giovannea, questo aver sete, se pensiamo al pozzo, no? Con la samaritana, coincide al desiderio di dare l'acqua. Meraviglioso. Solo un Dio Salvatore può portarci a questi paradossi, più che assurdità, sono paradossi. E anche qui è chiaro che quel grido ho sete è l'arsura, sì, come il Salmo 22 dice, di uno che sta morendo, la lingua si attacca al palato, siamo d'accordo, ma è l'arsura di chi vuol compiere fino in fondo l'opera. E l'opera non è di spirare dopo aver preso l'aceto, ma l'opera è di donare lo spirito.
per poi poter bere insieme il vino nuovo, ecco, nel regno. Ho sete. Il gesto che viene fatto è un gesto, anche qui tanto discusso, un gesto di carità o un gesto di crudeltà? Lasciamolo alla coscienza di chi l'ha compiuto. A noi interessa invece sapere, questo gesto dell'aceto in rapporto al vino di Cana. Voglio lasciarvi quest'altra immagine, no? Dal vino di Cana all'aceto del Golgota. Ma questo passaggio del vino di Cana all'aceto del Golgota ha al centro l'istituzione dell'Eucarestia. E in quella istituzione che Gesù dice, secondo Marco e Matteo, non berrò più del frutto della vite finché non lo berrò nuovo nel regno del Padre mio. Il banchetto, il convito eucaristico e il convito escatologico. Però rimane l'aceto. L'aceto è il passaggio della morte. E qui Gesù compie la scrittura. Perché il Salmo dice di questo, ma compie la scrittura perché arriva al momento della morte. Ecco che la sua morte è finalmente la possibilità non di cambiare l'acqua in vino, ma di trasformare l'aceto in vino, cioè la morte in vita, la sepoltura in resurrezione. Ma questa sete di portare a termine quello che il Padre gli ha affidato perché si possa passare poi dall'aceto al vino del banchetto eucaristico e del banchetto escatologico in modo speciale, ecco che c'è l'ultima parola. È compiuto. Questa parola ha allo stesso tempo come soggetto Gesù e ha come grande soggetto il Padre. E ha come frutto lo Spirito Santo. Voglio leggere così per voi per me questa parola. Chi compie, raccogliendo il tempo e il Padre, è il frutto del compimento. Che come da sempre un frutto. Non è finito, qualche vecchia traduzione anche di studiosi così, ma in italiano si può dire è finito, no? Nel termine, nel linguaggio corrente è finito, dice troppo poco, troppo poco. Ha raggiunto il fine, ma ci vuole fantasia. È compiuto. E il compimento è il frutto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. È proprio in questa precisazione, no? Chinato il capo, che mi permetto di dire che in quel momento lo Spirito, mentre è consegnato al Padre, già viene effuso. La sera di Pasqua non è che congiunge, né altro che congiungere, questo chinare il capo e soffiò su di loro e disse. C'è un congiungimento del mistero pasquale. Se dovessi darvi un punto di congiungimento del mistero pasquale, morte e vita, io vi darei questo. Chinato il capo, consegnò lo spirito, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. E qui che troviamo la fusione e l'unicità del mistero. La troviamo nella sua effettività. Senza questo compimento, quanto Gesù ha chiesto alla donna e quanto ha chiesto al discepolo, rimarrebbero ancora parola, testamento di un moribondo. Cari amici,
se possiamo vivere relazioni nuove, come nuove sono state le relazioni tra Maria e Giovanni, e poi all'interno della Chiesa e della comunità, è perché c'è il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito ci accompagna, sia quando accogliamo le parole del moribondo, sia quando accogliamo il grido dell'umanità sofferente, sia quando facciamo nostro i desideri di chi ci chiede aiuto, e sia quando finalmente riusciamo poi a rispondere a tutto ciò. Lo Spirito aleggiava lì, in quel piccolo nucleo, e hanno risposto ancora a un moribondo. Lo Spirito del risorto ha permesso alla Chiesa di essere madre, a Maria di essere madre della Chiesa e a Giovanni di essere discepolo che trova tante forme di comunione per essere di una materna generatività. Ciao.